Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. Questa breve serie di puntate intitolate La sfida euro contro dollaro nel XXI secolo. Parleremo di un approfondimento su vari fatti storici accaduti per comprendere meglio le dinamiche del XXI secolo. E in particolare gli sviluppi di guerra del XXI secolo. Ecco, vi invito, se non l'avete fatto, a fruire la playlist www.climatechangewords.tk. Ciao, benvenuti alla terza puntata di La sfida, dollaro contro euro. In questa puntata parleremo della crisi finanziaria del 2006. Caso, probabilità, complessità, link per espandere questo evento storico del 2006, il link lo trovate in descrizione, oltre che nella lista di mio podcasting. Se non mi ricordo male, ho fatto anche un podcast. Dunque, nel 2006 esplose una fortissima crisi finanziaria proveniente dal dollaro. Fu causata da un'irrazionale deregulation bancaria associata ad una politica monetaria troppo espansiva. All'epoca la Fed era guidata da Greenspan. Tuttavia, alla fine della fiera sorge una domanda: questa è la fine della bloggata. In che misura la crisi finanziaria del 2006 fu un caso? Un evento endemicamente probabile, in quanto il sistema era fragile e poggiava su un equilibrio instabile? Quanto fu colpa della complessità? E se la crisi del 2006 era prevedibile, perché strettamente annessa alla bolla speculativa immobiliare in USA, quanto alla politica di estrema deregulation bancaria e alle allegre politiche espansive di Greenspan, quanto il danno economico subito dall'Europa fu una rapina ordita dal dollaro ai danni del giovane euro? Ecco, questa è sicuramente la domanda con cui io finivo la bloggata, e lasciando l'onere, diciamo, agli storici futuri, perché molto probabilmente le vere minacce al predominio del dollaro come moneta internazionale non arriveranno dall'euro. Ma dunque, la bloggata è del 13 novembre del 2017. Se volete espandere il tema, adesso ne parleremo, il link lo trovate in descrizione. Ora, in questo podcast, oltre anche a passare rapidamente sui meccanismi economici della crisi finanziaria del 2006, vi aggiungeremo anche altre informazioni storiche, che sono l'attacco di Soros nel 1992 all'ECU, che anche questo è ormai un fatto storico assodato, quanto la strategia della rigenerazione di Soros. Se volete espandere che cos'è la strategia della rigenerazione di Soros, il link lo trovate in descrizione. Dunque, il sistema bancario americano prima del 2006 diede credito anche a soggetti privati ad alto rischio, con bassissimo merito creditizio. Quando con il tempo giunsero negli USA gli impatti dell'entrata della Cina nel WTO, che c'entrò nel 2001 se non ricordo male, deflagrò una crisi finanziaria negli USA che produsse un sistematico effetto a catena, danneggiando anche molte altre istituzioni bancarie nel mondo. Crisi finanziaria fu risolta dal governatore della Fed Bernanke, il successore di Greenspan, nazionalizzando temporaneamente istituti bancari e contemporaneamente stampando oceani di dollari, acquistando toxic asset, sfruttando il vantaggio valutario che il dollaro era moneta di conto internazionale in uso per moltissime materie prime, quindi tesaurizzato anche da molte nazioni nel mondo. Ecco, sino al 2006 le banche americane, quanto gli istituti per mutui Fannie Mae, Freddie Mac, diedero ai consumatori, che questi Fannie Mae e Freddie Mac erano sotto il controllo statale, concessero un enorme numero di mutui a persone ad alto rischio con basso merito creditizio. I prestiti incautamente erogati furono impiegati dai soggetti privati per acquistare case, coperte poi chiaramente da ipoteche. La bolla immobiliare americana, con prezzi delle case al rialzo, alimentò il business dei mutui facili,
dato che gli istituti bancari americani, non avendo vincoli dalla Fed, poi cartolarizzavano il proprio mutuo, cioè il proprio credito erogato. Il proprio credito che avevano le banche nei confronti di queste persone a cui avevano basso merito creditizio concesso un credito, questi pacchetti di crediti furono convertiti e esternalizzati, praticamente, anzi, pardon, cartolarizzati con pacchetti di obbligazioni, scaricando su terzi l'alto rischio di credito. Obbligazioni ad alto rating, ma che chi andava a acquistare questa merda era, si trovava obbligazioni con rating elevato, ma non sapeva che queste obbligazioni erano state la cartolarizzazione di un credito dato a persone che non avevano merito creditizio. Di conseguenza questa merda finanziaria fu venduta anche in Europa. Oltre che a questo, poi ci furono anche altri, praticamente, cespiti che furono classificati come toxic assets, perché praticamente, il link sempre li trovate in descrizione, furono venduti anche una serie di assicurazioni sui contro il i mortgage backed security, credit default swap e quant'altro, e quindi praticamente si andava acquistare praticamente delle assicurazioni in caso di fallimento del credito, che però queste assicurazioni prevenivano il pagamento di un premio, ma in caso di fallimento sistemico non c'era verso che poi gli istituti bancari andassero a pagare e a coprire chi si era coperto, diciamo, acquistando appunto i credit default swap. Dunque, l'esempio classico è quello della Lehman Brothers. Le banche d'affari, come le assicurazioni, fanno business sulla probabilità. Il sistema bancario, pur avendo in parte assicurato all'interno del sistema finanziario parte dei crediti ad alto rischio, ecco, non riuscirono a coprire le perdite. Anche le assicurazioni non potrebbero sopravvivere finanziariamente se tutti gli assicurati iniziassero a batter cassa per il rischio di credito che era stato assicurato, mentre importanti assets finanziari conservati nelle riserve matematiche, obbligazioni subprime vendute con alto rating da, diciamo, a altre aziende, diciamo, bancarie nordamericane che l'avevano acquistate e ignoravano che dietro queste obbligazioni si celassero dei crediti ad altissimo rischio. Ecco, quindi il contagio degli insoluti si espanse rapidamente con grandi e plateali fallimenti, colpendo anche importanti banche e assicurazioni europee che avevano acquistato merda, quindi toxic assets provenienti dagli Stati Uniti, le quali, per evitare il collasso finanziario, alcune assicurazioni europee finirono nazionalizzate o comprate per cifre simboliche e poi fuse in altre istituzioni finanziarie che erano state meno lesionate dalla crisi subprime. Tutto questo enorme caos finanziario, sicuramente nel 2006 il paese meno colpito fu il sistema bancario italiano, da sempre pesantemente carico di titoli di Stato italiani ed immobili. Ora, tutto l'intero processo di negoziazione dell'attività finanziaria poggiava appunto sull'assioma che la variabilità dei prezzi avesse la dinamica di una curva normale, anche alla luce dei dati storici che erano stati accumulati con il tempo, considerando prezzi e volumi delle transazioni finanziarie. Purtroppo si era avviato un crollo sistemico che non era mai stato registrato in passato. Il nuovo governatore Bernanke della Fed dovette trovare un nuovo argine. Tuttavia il sistema finanziario americano aveva una normativa bancaria troppo lasciva. Non aveva infatti vietato la cartolarizzazione dei mutui e quindi non si era evitato la esternalizzazione dei rischi, scaricando anzi il rischio di credito su terzi tramite la cartolarizzazione e la vendita di obbligazioni erroneamente prezzate valutate con un rating elevato, mentre in realtà si riferivano a crediti relativi a mutui bancari con persone a basso merito creditizio. E quindi, quando praticamente la esternalizzazione dei rischi di impagato su terzi finì per diffondersi su tutto il sistema economico, andando a causare un rischio di contagio sistemico. Quindi, se la regolamentazione statunitense non avesse prudentemente obbligato le banche a coprire per intero i crediti ad alto rischio, quindi se avesse appunto obbligato le banche a coprire per intero i crediti ad alto rischio, ecco, i mutui ad alto rischio che erano stati erogati in modo superficiale
sarebbero stati coperti con aumento di capitale sociale oppure delle riserve. Quindi in questo caso non ci sarebbero state nessuna contaminazione da contagio finanziario, ma questa norma non c'era nel sistema bancario americano. Inoltre grandi fondi pensione, che anche loro avevano acquistati praticamente dei toxic assets quando praticamente gli spariva l'attivo, dovendo pagare le pensioni in Nord America, si misero a vendere titoli di Stato sostanzialmente europei per fare cassa, innestando praticamente una crisi dei debiti sovrani in Italia, in Europa, e prima fra tutti in Italia, perché indubbiamente noi abbiamo un altissimo debito pubblico e nessun partito politico, né di destra, né di centro, né di sinistra, e nemmeno in Vaticano, hanno mai pensato di ripagare in parte il debito pubblico italiano, preparando l'Italia alle minacce di XXI secolo. Quindi si può certamente discutere quale sia il valore aggiunto della finanza. Ecco, nel XXI secolo di fatto il trading è spesso un gioco a somma zero, dove una delle parti è sicuramente in asimmetria informativa, sottoscrive cioè un contratto su un'attività finanziaria in un dato momento, ma questo contratto questa parte non l'avrebbe mai accettata se fosse stata in piena informazione, avendo invece al contrario erronee attese che ovviamente l'altro operatore si è guardato bene da rivelarci. Ecco, che cosa vi posso dire? In che misura la crisi finanziaria del 2006 fu un caso, un evento endemicamente probabile in quanto il sistema era fragile e poggiava su un equilibrio instabile? Appunto, proprio questo, era un evento estremamente probabile, facilmente prevedibile, a maggior ragione quando la Cina iniziò sostanzialmente a entrare nel WTO e iniziò una politica di delocalizzazione aziendale e imprenditoriale delle aziende americane verso sostanzialmente la Cina, chiudendo aziende e licenziando i lavoratori e i dipendenti in America, i quali si erano indebitati per comprare in parte casa. Altri invece, anche questi, avevano preso contratti con mutui facili e poi quindi si trovarono incapaci di rendere i propri mutui. Quando il numero di persone che occasionarono insoluti per le banche cominciò a crescere, le banche iniziarono a cercare di vendere gli immobili che si erano trovati praticamente in proprietà per le ipoteche, e quindi iniziarono a far invertire il prezzo del mercato delle case, cadendo il valore dei cespiti su cui c'erano le ipoteche. Sostanzialmente iniziò praticamente la crisi a catena. Contemporaneamente le obbligazioni che erano state cartolarizzate dai crediti dei mutui che finivano insoluti indubbiamente andarono in sofferenza finanziaria, e chi erroneamente si era acquistato questi asset tossici si ritrovò in mano praticamente della carta straccia, e quindi per far fronte in sostanza a altri impegni finanziari indubbiamente si mise a vendere quello che aveva in portafoglio, in particolar modo i titoli di Stato europei, tra cui i più diffusi erano quelli praticamente anche italiani. Ora, indubbiamente da questa storia c'è da chiedersi: la crisi del 2006 era indubbiamente prevedibile? Sì, certo che era prevedibile, perché era strettamente annessa alla bolla speculativa immobiliare negli Stati Uniti d'America, quanto alla deregulation bancaria e alle allegre politiche espansive di Greenspan, che permettevano praticamente al sistema finanziario americano di fare mutui facili e poi cartolarizzare questi rischi andandoli a spendere e espandere un po' da tutte le parti, in particolar modo vendendo merda finanziaria agli europei che si compravano questa merda finanziaria a loro insaputa, quotata con un rating elevato, ma in realtà queste obbligazioni erano la cartolarizzazione di crediti, ossia di mutui ad altissimo rischio. Ecco, c'è da chiedersi quanto il danno economico subito dall'Europa fu una rapina ordita dal dollaro ai danni del giovane euro? Questa è una bella domanda, considerando che c'è da considerare appunto il pregresso attacco nel 1992 di Soros proprio allo SME, uno dei primi tentativi europei di infare praticamente una moneta virtuale in modo da abbattere i rischi di cambio e poi ridurre anche l'utilizzo in sostanza del dollaro.
Ora, nel 2006 c'è da ricordare che era già finita sostanzialmente la guerra fredda, che abbia fine nel 2001, no, perdon, nel 1989 e 1991. La Russia andò un po' nel caos e poi successivamente iniziò a vendere metano praticamente dall'Europa, e sulla esportazione di metano, materie prime, semilavorati, poi anche granaglie che furono prodotte in Russia tramite investimenti americani, gradualmente l'economia russa iniziò praticamente a rimacinare, risollevandosi dal collasso della caduta del muro di Berlino tra l'89 e il 91, e quindi dalla violenta migrazione, quindi passando da un collasso da economia collettivista ad economia di mercato. In quel tempo praticamente la Russia già accettava praticamente l'euro, e quindi sostanzialmente il metano russo fluiva in Europa tramite la carta moneta euro che veniva stampata. La carta moneta euro veniva accettata in forma di pagamento dai russi, che non prendevano più sostanzialmente i dollari, ma prendevano euro. L'euro lo tesaurizzavano, lo lasciavano tesaurizzato per lo più nelle banche europee, in modo da non scassare gli equilibri finanziari del sistema europeo, e gradualmente con il tempo successivamente poi anche i russi presero a importare un po' di beni praticamente occidentali, per quanto il saldo della bilancia commerciale dell'Europa nei confronti della Russia fosse negativo, dovuto al fatto della importazione di materie prime, semilavorati ed energia. Però c'è da ricordare che l'economia dell'Europa è un'economia di trasformazione, di conseguenza per un'economia di trasformazione come quella europea, quanto come quella italiana, è importante avere fonti di energia e materie prime e semilavorati a basso costo per poter sostenere il processo di trasformazione e quindi la poi esportazione di prodotti finiti. E una percentuale sempre crescente gradualmente di anche russi cominciarono poi a acquistarsi beni europei. Ecco, per chi dubitasse delle mie parole, vi invito ad andare su YouTube, andare a vedere cosa propone YouTube per quanto riguarda i filmati nel 1970-1960 delle strade della Russia, anzi pardon, dell'Unione Sovietica, in cui non si vedeva una macchina nemmeno a pagarla oro, perché chi c'aveva la macchina in Unione Sovietica erano praticamente i militari e gli esponenti di partito, tutti gli altri andavano a piedi, in bicicletta o sui mezzi pubblici o alla metropolitana. Mentre dopo il 2000 gradualmente si sono incominciati a vedere code e macchine in cospicuo numero anche in Russia, tanto che sostanzialmente anche loro hanno incominciato a conoscere, dopo praticamente grosso modo dopo il 2000 o un po' più là, il problema delle code e delle code automobilistiche, quindi tutti i problemi annessi a una crescita del benessere proprio derivata da una trasformazione economica che è stata abbandonata alla economia di tipo pianificato per giungere a una di tipo di mercato. Infatti è riconosciuta anche la proprietà privata. Ecco, le libertà positive e negative in Russia ci sarebbe da discutere parecchio, però a livello di sistema economico sostanzialmente la proprietà privata in Russia è riconosciuta. Ora, ritornando alla fine, quello che poi interessa ad un europeo occidentale: crisi finanziaria del 2006, caso probabilità, complessità. Ecco, a un europeo dell'Occidente gli interessa avere energia a basso costo, materie prime e semilavorati a basso costo per poter sostenere la propria economia di trasformazione. Se poi il fornitore di tutte queste materie accetta anche la propria moneta, quindi la moneta europea, invece che passare dal dollaro, che praticamente per avere dollari l'Europa deve andare a esportare praticamente o in America oppure andare a esportare in altri paesi che poi paghino il saldo del commerciale, la bilancia commerciale in dollari, ecco, il poter utilizzare la propria moneta come moneta di liquidazione dei conti è indubbiamente un vantaggio, e questo crea un rapporto di economia di colonia, di simbiosi di colonia tra la Russia, una colonia sostanzialmente dell'Europa, l'economia di trasformazione.
che gradualmente faceva a meno del dollaro. Quindi c'è da chiedersi quanto diciamo il danno economico subito dall'Europa per quanto riguarda quei titoli toxic assets che il Nord America ebbe a vendere, diciamo, in Europa in dollari con un rating elevato, fu una rapina ordita dal dollaro ai danni del giovane euro, considerando il rapporto di economia, considerando l'economia di trasformazione europea e i legami finanziari in euro che si andavano a creare sostanzialmente con i russi che accettavano euro, quanto considerando la precedente attacco speculativo di Soros del 1992? Ecco, fatta la domanda, datevi la risposta. Se volete andare a espandere il tema di quell'evento storico, cosa fu la crisi finanziaria del 2006, caso, probabilità, complessità, il link lo trovate in descrizione. Questa è una bloggata scritta sostanzialmente il 13 novembre del 2017, in cui ancora praticamente non era detonata la strategia di rigenerazione di Soros. Se volete espandere che cos'è la strategia di rigenerazione di Soros, lo trovate in descrizione. Però era già accaduto nel 1992 l'attacco finanziario di Soros allo SME, che fu lanciato perché praticamente c'erano delle debolezze dal punto di vista finanziario nell'estrema livello di indebitamento dell'Italia, per come aveva la sua il cassamento del debito pubblico, quanto per l'alto livello di indebitamento, diciamo, alto debito pubblico dell'Italia e della Gran Bretagna. Per questa puntata è più o meno tutto, non perdetevi il prossimo episodio di La Sfida, il dollaro contro l'euro nel XXI secolo.